Ragazzi, un paio di frasi bellissime. Una, appunto, ma gli editori si meritano le nostre poesie, le mie poesie. Cioè, qui non è questione di fare gli arroganti superiori, no, proprio, cioè, letteralmente, come direbbe Woody Allen, sono afflitto da dubbi. E se tutto fosse un'illusione, se nulla esistesse, ma allora avrei pagato uno sproposito per quella moquette. Cioè, intendiamoci, cioè, per chi, come posso dire, lo stiamo dimostrando, cioè, come diceva un tizio su Facebook, che valore ha il riconoscimento sociale da parte di una società violenta, confusa, senza direzione, senza principi morali? Chi riconosce chi? Davvero hai bisogno di sentirti riconosciuto dagli altri, dalle istituzioni della società per sentire di essere di valere? Beh, in effetti, sì, vabbè, uno dice ci sono i problemi contingenti, comunque uno deve guadagnare, sì, però a parte questo, cioè, fatto sta che non sono le mie poesie, per carità, così interessanti, però comunque poi il fatto di essere riconosciuto meno da una società di questo tipo, che poi qua, cioè, trovare un editore che non è così e si è talmente bravi che quasi più non serve. Insomma, vabbè, poi andiamo a vedere due poesie di incredibile Buñuel, il grande regista di cui parlavamo qualche volta. Una casa editrice invece, questa volta sì, una casa editrice secondo me interessantina, forse anche di valore. Non mi sembra né bene né male. Luis Buñuel ha pubblicato queste poesie del grande cineasta argentino, sembra. Sono tutte bellissime. Credo che a volte ci osservino di fronte, da dietro, dai fianchi, certi occhi rancorosi di gallina, più temibili dell'acqua putrescente delle grotte, incestuosi come gli occhi della madre morta sul patibolo, appiccicosi come un coito, come la gelatina che ingoiano gli avvoltoi. Credo di dover morire con le mani affondate nel fango delle strade. Credo che se mi nascesse un figlio mi rimarrebbe a guardare eternamamente le bestie che copulano, guarderebbe eternamente le bestie che copulano il crepuscolo. Sembra quella frase di, giusto, leggevo di Céline, se riesco a ritrovare il libro, che parlava proprio dei pasti caldi pieni di fango, però almeno senza pallottole. Cioè diceva, la guerra è finita, qui ovviamente il cibo fa schifo, cioè l'acqua è mescolata al fango, assolutamente uno schifo. Però almeno non ci sono le pallottole, cioè, nel senso, è poco, è fangoso, ma è onesto, cioè, perlomeno, no? Altrimenti uno si sì, potrebbe pubblicare con una grande casa editrice, ma attenzione ad accettare una proposta, non lo so, di Mondadori, ma quanti scheletri ci avrebbero nell'armadio Mondadori? E poi se uno pubblica con Mondadori, in qualche modo, poi devi fare i conti con quello che ti hanno proposto, eh. È un po' come nel Faust di Goethe, firmare, mentre una piccola casa editrice ci si aspetta che avrà sicuramente i suoi scheletri in armadio, però magari, come dire, uno riesce a una quieta convivenza, un quieto vivere, no? Insomma, a fare un po', a prendere le sue regolamenti, insomma, a far regolarsi, diciamo. Vabbè, c'era questa bella frase di Céline che ve l'ho già detta, quindi va bene. Però ve l'avrei voluta leggere. Poi è vero, magari poi Céline è meglio anche. Mi avete consigliato Morta a Credito, anche forse alcuni avranno recentemente visto l'uscita di Guerra, ma anche di Trilogia del Nord, che magari non tutti tengono in considerazione. Quindi vabbè, Céline è tutto bello, cioè si può prendere da qualunque punto del libro, a patto ovviamente di avere il libro, ed è sempre, cioè, come le dice lui, appunto questa frase che dicevo su
sul cibo che appunto fa schifo, però c'è proprio il fango dentro. Però non, almeno quel posto lì non c'era il pallottolo. Vabbè, poi leggeremo da Celine la prossima volta. Allora vi ringrazio, vi saluto come al solito. Un calorosissimo e freddissimo buongiorno.